Una delle pratiche spirituali peculiari di Padre Pio era la sua abitudine di pregare dalle 23 alle 3 di notte, un periodo che è stato associato a significati simbolici e religiosi. Il motivo principale per cui Padre Pio pregava in queste ore notturne è legato alla sua convinzione nella presenza di Cristo sofferente durante la Passione. Egli credeva che dalle 23 alle 3 di notte, Gesù avesse vissuto i momenti più intensi della sua sofferenza, compreso l'agonia nell'orto degli ulivi e l'arresto. Padre Pio sentiva che pregando in quel momento preciso, poteva unirsi spiritualmente a Gesù nei suoi momenti di estrema sofferenza, offrendo la sua preghiera e il suo sacrificio per il bene dell'umanità. Inoltre, l'orario delle 23 alle 3 è stato associato anche al giro della notte e o e veglia notturna, una pratica antica presente in molte tradizioni spirituali e religiose. In questa prospettiva, queste ore notturne rappresentano un momento speciale di silenzio, tranquillità e vicinanza a Dio, in cui il mondo si addormenta e l'anima può aprirsi alla presenza divina in modo più intenso. Pregare in questo periodo simboleggia l'abbandono completo al volere di Dio, cercando la sua guida e il suo conforto. Padre Pio incoraggiava i suoi devoti a unirsi a lui nella preghiera durante queste ore notturne. Egli riteneva che pregare in quel momento favorisse una connessione più profonda con Dio e aprisse la strada a grazie e benedizioni speciali. Molti credenti si sono ispirati a questa pratica e hanno sperimentato una crescita spirituale significativa attraverso la preghiera notturna. La scelta specifica di pregare dalle 23 alle 3 può anche essere legata a un simbolismo numerico presente nella tradizione religiosa. Il numero 3 è considerato un numero sacro e rappresenta la Trinità divina, mentre il numero 4 rappresenta la totalità o la completezza. Insieme, 23 e 3 creano una sequenza di numeri che combina questi simboli, suggerendo un'esperienza spirituale completa e profonda. Va sottolineato che l'orario specifico della preghiera di Padre Pio non è un obbligo o una regola per i fedeli. È piuttosto un invito a cercare momenti speciali di intimità con Dio durante la notte, a riflettere sulla passione di Cristo e a dedicare il proprio tempo a una comunione più profonda con la divinità. Padre Pio credeva che il momento notturno offrisse un'opportunità unica per rivolgere la propria attenzione verso il sacro e concentrarsi sulla propria vita spirituale. È importante sottolineare che pregare dalle 23 alle 3 di notte non garantisce automaticamente una risposta alle preghiere o la concessione di grazie particolari. La preghiera è un atto di fede e di relazione con Dio, indipendentemente dall'ora in cui viene eseguita. Tuttavia, l'orario notturno può offrire un'atmosfera di tranquillità e silenzio che aiuta ad approfondire la propria connessione spirituale e a concentrarsi meglio sulla preghiera. La pratica di pregare durante le ore notturne può anche essere vista come un modo per rompere con la routine quotidiana e creare uno spazio dedicato alla preghiera e alla meditazione. Durante il giorno, spesso siamo distratti dalle attività e dagli impegni quotidiani, ma la notte offre un'opportunità per rallentare, riflettere e cercare la presenza divina con maggiore consapevolezza. La decisione di pregare dalle 23 alle 3 può essere una scelta personale, basata sulla propria spiritualità e sul desiderio di avvicinarsi a Dio. Molti credenti che hanno adottato questa pratica notano un senso di pace interiore, di calma e di vicinanza a Dio durante questi momenti di preghiera notturna. Tuttavia, è importante ricordare che ogni persona ha il proprio ritmo di vita e che la preghiera può essere vissuta in qualsiasi momento e luogo, a seconda delle proprie esigenze e delle proprie circostanze. Infine, è fondamentale comprendere che la preghiera non è solo un mezzo per ottenere favori o grazie, ma anche un modo per stabilire una relazione con Dio, per condividere gioie e dolori, per cercare consolazione e orientamento.
Indipendentemente dall'orario scelto per pregare, l'importante è coltivare una vita di preghiera costante e sincera, cercando la presenza di Dio in ogni momento della giornata. In conclusione, la pratica di pregare dalle 23 alle 3 di notte, come faceva Padre Pio, ha radici nella convinzione di un'esperienza spirituale intensa e nella simbologia associata a queste ore notturne. Tuttavia, è importante ricordare che la preghiera è un atto personale di fede e che ogni individuo può trovare il proprio modo di avvicinarsi a Dio, indipendentemente dall'orario o dalla durata della preghiera. L'essenza della preghiera risiede nella sincerità del cuore e nell'apertura verso il divino, che può essere sperimentato in ogni momento e in ogni luogo.